l'impegno che è stato dato per voi, grazie del lavoro che state facendo. È importante dare un inizio all'ottava camminata rosa, quindi ci saranno 6 mesi di preparazione e saranno coinvolte tutte le associazioni. Il segno della pace sì, era importante, è un leitmotiv che si sta ripresentando sempre di più e noi dobbiamo essere praticamente riconoscenti anche a un popolo che comunque ha fatto capire che cosa significa il sacrificio. Noi abbiamo molte persone operate di cui oggi ci sta Nadia che rappresenta l'Ucraina e che comunque rimarrà sempre con noi in questo periodo e che comunque ci sta dimostrando cosa significa essere e capaci di dare anche in questi periodi difficili un segno molto più importante. Quindi è una cosa molto importante che noi dobbiamo dare un segno anche di riconoscimento a queste persone che sono con noi nelle nostre associazioni. L'abbiamo chiuso purtroppo un po' in ritardo, però alla fine ci siamo riusciti perché era un modo per riconoscere un po' le nostre attenzioni e delle nostre associazioni, le nostre mamme che comunque cercano di dare un minimo di un segno per Natale. Purtroppo quest'anno il Natale l'abbiamo fatto un po' tardi, abbiamo avuto tanti problemi con la pandemia, ritardi di qualsiasi tipo, però ci siamo riusciti a fare una bella raccolta e cerchiamo di dare un segno a loro e in particolare ai nostri amici che comunque hanno bisogno e la solidarietà è fondamentale perché purtroppo le loro associazioni lavorano tantissimo, loro hanno avuto il peggiore prezzo da pagare perché sono stati isolati, non hanno potuto più lavorare e le associazioni comunque vanno sostenute perché queste associazioni, in particolare i bambini autistici, hanno un senso perché veramente inseriscono la società in questi ragazzi. Qui abbiamo un amico Antonio che è stato, che tutti conoscete, il batterista più famoso del mondo, ricordate quello che ha fatto l'anno scorso durante le giornate che organizziamo per le manifestazioni, i sognatori, e loro sono sempre vicini a noi e quest'anno si è sembrato bello riconoscere questo a loro. Si parte da Mercogliano, quest'anno arriveremo sicuramente al Duomo, abbiamo avuto una data per cui il Duomo era libero, è impossibile trovare il Duomo aperto in questo periodo, bisogna dire, è molto attivo, e il Vescovo sarà con noi sicuramente sperando che comunque di avere una bella giornata. Si parte da Mercogliano come sempre e si arriverà ad Avellino. Per la strada ci saranno sicuramente tutto ciò che vuol dire la sicurezza, da avere come l'anno scorso una camminata in sicurezza e che comunque è stata fatta l'anno scorso con tante difficoltà, ci siamo riusciti lo stesso, quest'anno sperando che la gente almeno abbia capito ancora ultimamente cosa vuol dire pandemia e cosa vuol dire stare in sicurezza. Purtroppo la pandemia ha segnato un ritardo diagnostico di tante persone e abbiamo tumori molto avanzati, ricordatevi che la prevenzione va sempre 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 rispettata perché quando si abbassa la prevenzione poi magari abbiamo anche situazioni particolari dove veramente è possibile gestire. Tumori avanzati significa chemioterapie importanti, non guarigione e difficoltà sempre maggiori.